Carissimi amici, oggi inauguriamo la prima puntata della mia nuova rubrica, il mio nuovo spazio culturale che si chiama Il Settimo Tramonto. Uno spazio culturale in cui intervisterò diversi autori degli argomenti più disparati, quindi dalla spiritualità al misticismo, alla letteratura, alla scienza, alla politica, insomma, qualsiasi argomento. È interessante, quindi una rubrica che parte proprio da oggi, oggi la prima puntata e lo facciamo in grande stile, compagnia di Simona Canellias dalla Sardegna. Ciao Simona, benvenuta. Ciao Claudio, grazie di essere qua per Oggi questo inizia invito. proprio la prima puntata di questa nuova rubrica che andrà sul mio canale YouTube. Simona, appassionata di musica, di letteratura, di viaggi e quant'altro. Oggi ci presenti il tuo libro importante, L'ammutinamento del nano col carretto, cioè un titolo anche abbastanza curioso. Vuoi presentarci il libro? Certamente. Allora, questo libro appunto ha un titolo particolare, molto curioso perché vuole essere un sunto tra fantasia e realtà. Ammutinamento è una parola particolare e tutti quanti prima o poi nella nostra vita la conosciamo. Quando arriviamo ad un certo bivio, ci rendiamo conto che dobbiamo cambiare qualcosa. E allora scatta in noi questa molla e diciamo basta, questa cosa non la voglio più fare, questa strada non la voglio più fare, questa amicizia non la voglio più tenere. E quindi questo nanetto, diciamo che può essere rappresentante di ciascuno di noi, a un certo punto dice basta. E quindi ho intitolato questo libro proprio L'ammutinamento del nano col carretto. È nato così per caso, perché diciamo che avevo questo nano sul giardino, un giorno l'ho dipinto, l'ho guardato e a un certo punto mi è venuta questa ispirazione. Ho immaginato che da questo carretto venissero tirati fuori tanti, tanti documenti, tanti ricordi, tante fotografie e ho cominciato a dar forma a questa storia, a questo romanzo. Che racchiude tantissimi anni, tantissimi racconti, quindi ha una storia principale dove all'interno si intersecano altre storie, diverse. Un po' sono dei racconti, alcuni sono racconti che io stessa ho scritto in diversi momenti della mia vita, alcuni di fantasia, alcuni sono anche ispirati alla realtà. Alcuni sono stati suggeriti dalla partecipazione a dei concorsi letterari, perché appunto sono una divoratrice di libri, quindi quando vedo qualcosa che riguarda tutto questo ambiente sono attratta. Niente, quindi ho dato forma ai personaggi principali, che sono due piccoli cagnetti. Uno è un cane che vive sull'Olimpo. Dopo aver fatto la sua esperienza di vita sulla Terra, e l'altro è un cane che sta ancora qua, diciamo che dialogano, quindi c'è una dimensione materiale, spirituale, animica, insomma, tra realtà e fantasia, quindi tra questa dimensione terrena con la nostra connessione spirituale, quella che ci permette un po' di fare il viaggio nella nostra vita. Quindi questo cagnetto Lilly. Una volta passata nella nuova dimensione, si ritrova a essere presidente in una tavola rotonda dell'Olimpo, dove ci sono, oltre agli dei, ci sono anche dei personaggi che si ritrovano lì. Alcune sono emozioni personificate, ad esempio, i personaggi principali sono coraggio, paura, speranza, fiducia, fede, forza, pazienza, tutti hanno un loro ruolo. Al cospetto di questa tavola rotonda ci si ritrova anche il nanetto, stanco, che vorrebbe fare qualcosa, però non sente più neanche la forza di portare questi pesi. E quindi tutti quanti partecipano a questa missione dove verranno selezionati
gli eventi principali, quelli che sono degni, insomma, di essere portatori anche di messaggi per tutti coloro che poi andranno a leggere il risultato di questa missione, ovvero questo libro. Quindi spaziamo dalla fantasia, dove c'è un folletto dei sogni che incontra una fanciulla disperata alla quale viene chiesto di esprimere tre desideri, però questa fanciulla dopo si ritrova con il folletto che nega questi desideri, dice: mi dispiace, questi desideri non li posso realizzare. E quindi c'è la frustrazione non solo della fanciulla, ma anche del folletto, che dice: ma come, io che sono il folletto dei sogni non posso realizzare questo quanto mi è stato chiesto? Quindi il folletto poi ovviamente deve andare ad un ordine superiore a chiedere spiegazioni. E quindi c'è quest'altro personaggio, Gran Folletto. Dopodiché la narrazione si sposta sempre avanti e indietro in questa tavola rotonda, dove il nanetto continua a sentirsi un po' disperato, però pian piano tutti quanti collaborano e quindi cercano di togliergli dei pesi, di togliere dei pesi, e vengono scelti altri racconti, appunto, dove c'è coraggio, dove c'è paura, i due antagonisti che praticamente si ritrovano a dialogare. Ma insomma, dove arrivi tu? Mi scacci? Cosa ci faccio io? E quindi coraggio addirittura cerca di rincuorare paura, perché tutte le emozioni, insomma, tutto quello che noi viviamo nella nostra vita ha un senso e sta a noi cercare di trovare quella chiave di lettura che ci permette di cogliere la difficoltà, ma anche di vedere l'opportunità all'interno delle difficoltà che noi affrontiamo. E quindi questo vuole essere, insomma, una sorta di messaggio per tutti coloro che leggono questo libro, perché ci sono diversi aspetti che vengono analizzati. Ci sono anche delle donne, la fanciulla che è disperata e non vede soluzione neanche davanti al folletto dei sogni. C'è un'altra fanciulla, un'altra do giovane donna che si ritrova un po' a guardarsi intorno, a leggere gli eventi della sua vita e non sa come andare avanti. E poi c'è quest'altra, l'altro personaggio che a me sta molto a cuore, che è il personaggio che si chiama Demetra, e che può rappresentare un po' ciascuno di noi. Questa Demetra è una giovane pittrice che si ritrova ad affrontare un grandissimo dolore nella sua vita, ma nello stesso tempo va oltre, e da quel dolore riesce non solo a trasformare la sua vita, ma diventa quasi un faro nella vita di altre persone, di tutte le persone che incontra. Quindi per me scrivere questo libro è stato innanzitutto una trasformazione interiore, perché mi ha permesso di valutare anche gli episodi passati, ringraziare la mia fantasia che nei momenti difficili mi ha consentito di produrre questi racconti, perché io stessa scrivevo senza avere quasi un senso. Poi il senso gliel'ho dato dopo tanto tempo, dopo tanti anni, quando poi ho trovato io stessa il coraggio di mettere nero su bianco e di dare forma a questo romanzo, che poi può essere una porta con delle chiavi di lettura diverse da ciascuno, quindi ogni lettore troverà la sua, ma con lo spirito, insomma, di essere messaggero, e insomma, per far trovare a tutti quelli che lo leggono, una chiave di speranza, quella marcia che molte volte ci viene a mancare davanti alle difficoltà. E quindi un mix di fantasia, realtà che ci appassiona, insomma, che ci dà la possibilità di cogliere sempre qualcosa di nuovo, quell'intuizione, quella fase creativa che molto spesso noi stessi sottovalutiamo, ma che ci dà la possibilità di evolvere, di migliorarci
di incontrare nuove persone, nuovi cammini e far condividere, insomma, queste esperienze anche ad altre persone. E questo è il mio messaggio, insomma, questo nanetto che nel carretto aveva tanti pesi, un po' ha scelto di non portarne più e poi ha iniziato a selezionare, poi con l'aiuto delle altre persone, quindi anche degli altri personaggi all'interno del libro, sta a significare un po' la metafora della vita di ciascuno di noi, perché spesso ci ritroviamo a caricare di pesi le nostre spalle, la nostra vita, e questi pesi non sempre sono i nostri. Sono spesso anche frutto di condizionamenti, quindi lo scopo principale della nostra vita è intesa come dono, come meraviglia da vivere, sta anche nel segreto appunto di saper cogliere che cosa è bene tenere come un tesoro e cosa è bene lasciare senza dimenticare l'insegnamento che ci ha dato. Ecco, questo è il mio obiettivo con questo libro, far conoscere il dialogo tra gli animali e l'umano, ma tra anche la nostra parte spirituale, quella che spesso noi non ascoltiamo abbastanza. Perfetto, un messaggio veramente molto denso e molto importante. Un po', mi ricorda un po' la metafora del viandante che in un percorso spirituale si libera sempre di più dai pesi che lo opprimono, no? Quindi dalla falsa personalità, dall'ego, per giungere ad una condizione sempre più, come dire, essenziale, sempre più spoglia. Perfetto. Quindi un libro interessante, assolutamente da cercare e da comprare e da leggere. L'ammutinamento del nano col carretto di Simona Canellias. Come reperire il libro per chi fosse curioso, per chi volesse acquistarlo? Il libro adesso, dopo 2 anni che è nato, insomma, in autopubblicazione, è stato praticamente pubblicato dalla Vertigo Edizioni, quindi si trova nel suo shop, ma anche in tutte le librerie, perché viene distribuito in tutte le librerie a livello nazionale oppure anche in tutti gli store online. Perfetto, va bene, non mi resta che ringraziarti, è stato un piacere, un abbraccio a te e alla Sardegna. Grazie a te per questa splendida opportunità di presentare il mio libro. Grazie. Noi ci vediamo al secondo episodio.